non so che cosa chiedere perché lei è un No, no. perfezionista del calcio, magari avrebbe voluto portare a casa la vittoria. Certo, quello lo vogliono portare tutti, però credo sia stata una partita equilibrata. Il primo tempo abbiamo fatto male, purtroppo la nostra gioventù, quando non riusciamo a fare quello che vogliamo, che sappiamo, dobbiamo cercare di non prendere gol, o quantomeno no, di non prendere, di non regalare, perché il primo gol abbiamo regalato. Una palla in uscita, dopo si subisce un po' troppo l'errore, il secondo tempo che l'abbiamo fatto bene per 25 minuti, dove forse meritavamo anche il vantaggio, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti dove ci è andata male, però insomma il risultato credo sia giusto, credo che Genoa sia venuta a giocarsi la partita, il primo tempo abbastanza coperta con ripartenza, il secondo tempo negli ultimi 15 minuti squadre un po' lunghe, però dai, prendiamo questo punto e dobbiamo migliorare ancora perché secondo me anche cioè, Riccardo dopo l'errore dell'uscita del primo gol, cioè, si fa un errore, si prende gol, dopo bisogna continuare perché cioè, non si può subire così tanto perché oggi in un centrocampo che avevamo già la mancanza di Federico, se Riccardo non riesce a darci quello che sa, per noi diventa difficile. In settimana mi aveva detto che la squadra stava guadagnando anche dal punto di vista della brillantezza fisica, oggi si è visto. Ah, siamo stati fisicamente, credo siamo stati benino, in qualcuno un po' meno, cioè un pochino di qualità secondo me ci è mancata, perché insomma a Ponzacco abbiamo avuto molte meno occasioni di oggi e abbiamo vinto. Oggi non è bastato, ma sai, le squadre, anche ci sono anche gli altri, insomma noi ci teniamo stretto questo pareggio perché diamo continuità di risultati e speriamo che domenica ci vada un pochino meglio. Ecco, domenica altro incontro al vertice con Montecatini. Ma il Montecatini è una buona squadra, è una squadra che lì non è lì per caso, giocano con un sistema di gioco come loro, dobbiamo credo fare un pochino meglio di oggi, perché oggi siamo stati in certe circostanze lunghi, siamo stati anche un pochino timorosi secondo me, e questo, cioè noi dobbiamo giocarci la partita con serenità, cioè non dobbiamo avere delle preoccupazioni, quindi dobbiamo giocare con serenità e provare a vincere, se poi una volta ci perderemo è lo stesso, cioè, però secondo me dobbiamo avere un pochino più di coraggio.